Un tempo fu il padre. La democrazia diretta che sta imponendosi ha già portato le istanze di moltissime persone che prima non partecipavano alla vita politica alla ribalta. Poi venne il figlio. La democrazia rappresentativa è in forte crisi oggi, perché le persone che oggi hanno una grande voglia di partecipare, oggi anche, hanno anche gli strumenti per poter partecipare. Dopo l'intervista dello scorso anno, qualche giorno fa il giovane Casaleggio è tornato sul tema. Tra pochi lustri il Parlamento sarà inutile. Molte le reazioni naturalmente, ma non un vero dibattito sul valore e forme della democrazia. In generale gli avversari di 5 Stelle hanno denunciato la posizione del titolare della piattaforma Rousseau e i grillini lo hanno difeso. I Casaleggio quando fanno una profezia ci prendono sempre. Io mi preoccupo molto di più di tanti cittadini che mi fermano per strada e già oggi mi dicono che percepiscono il Parlamento come inutile. Il punto è che le parole di Casaleggio sono solo l'ovvia prevedibile conseguenza della premessa fondativa del movimento. Negli ultimi anni le istituzioni politiche sono state investite da un'onda di disaffezione. Sono state prese di mira anzitutto retribuzioni e vitalizi, per poi mettere in discussione molte prerogative dei parlamentari, percepite sempre più come privilegi. 26 anni fa con Tangentopoli si incrinò il rapporto fiduciario tra il popolo e il Parlamento. I politici vennero collettivamente imputati di coltivare interessi personali e poi di partito in contrapposizione con il benessere della collettività. La grande crisi economica iniziata nel 2008 e la diffusione dei social network hanno accentuato lo scontento e sostenuto la crescita del populismo. Così alcuni credono che sarebbe meglio se i cittadini potessero decidere direttamente azzerando l'autonomia dei rappresentanti. I politici rispondono goffamente, cercano la vetrina della rete, la presunta trasparenza del rapporto diretto con il web, contribuendo ad alimentare l'illusione collettiva che esista una democrazia del popolo in grado di sostituire le istituzioni. La Costituzione però è fondata sulla democrazia rappresentativa e certamente l'introduzione di una democrazia diretta, che io ritengo impossibile, sarebbe in contrasto con la Costituzione. In questa grande confusione della rappresentanza segnaliamo un piccolo paradosso istituzionale. Riccardo Fraccaro, 5 Stelle, ministro per i rapporti con il Parlamento, è anche il titolare della delega alla democrazia diretta.